Buonasera, mi presento, sono responsabile delle relazioni internazionali e istituzionali del gruppo Riva e in particolare appunto in questo periodo ci occupiamo più particolarmente di quella che è la realtà dell'Ilva e quella di Taranto specificatamente. E un po' io ringrazio appunto il professor Firrao, ma soprattutto voi studenti che avete proposto questo incontro e soprattutto per cercare di discutere su una base scientifica e non tanto emotiva. E parliamo quindi di conseguenza di dati, di circostanze verificabili e quindi di conseguenza mettiamo al primo posto l'assoluta trasparenza. La prima cosa che è importante prendere in considerazione è la fase precedente a quella menzionata prima dal professore Assennato del 26 luglio 2012, e che parte come esperienza della gestione privata dello stabilimento Ilva di Taranto dal luglio del 1995, data della privatizzazione dello stabilimento. E quando si dice che di fatto lo stabilimento è obsoleto, lo stabilimento non è adeguato dal punto di vista impiantistico, bisogna assolutamente prendere in considerazione quello che era e quello che è. Vi parla una persona che lavora nello stabilimento di Taranto dal 2 gennaio del 1984, quindi ha avuto un'esperienza con l'Ilva pubblica e continua ad avere un'esperienza con l'Ilva privata. Di fatto è concreto e sostanziale l'intervento che è stato affrontato proprio dalla società con proprie risorse finanziarie per adeguare gli impianti rispetto a quello che era lo stato di mantenimento, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista emissivo. E qui possiamo vedere che l'impegno e gli investimenti a Taranto nei vari anni portano ad un investimento totale fino al 2010, ora aggiornato siamo intorno ai 5 miliardi, di 4,4 miliardi di euro, dei quali investiti in ambiente oltre un miliardo. Siete degli ingegneri, quindi, o sarete degli ingegneri, io dico siete perché già col fatto di frequentare questa facoltà vi porta a elaborare un modello di pensiero che è proiettato di fatto a cercare di razionalizzare al massimo quelle che sono le variabili per poter prendere delle decisioni. E questo vuol dire che di fatto gli investimenti legati essenzialmente agli aspetti ambientali siamo portati in qualche maniera a dire che sono senza ritorno. Non è vero. Non è vero perché anche gli investimenti che non sono finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto o all'aumento della capacità produttiva portano comunque dei vantaggi, portano dei vantaggi dal punto di vista di immagine, portano dei vantaggi dal punto di vista di relazione tra fornitore e cliente, portano dei vantaggi dal punto di vista di compatibilità con la comunità che ospita il sito produttivo. Questo purtroppo non è successo per Taranto e le responsabilità, dico, sono da entrambe le parti. Quindi noi non è che ci esimiamo dal fatto che molto probabilmente una qualità di comunicazione diversa rispetto a quella che è stata avrebbe potuto rendere più evidente lo sforzo affrontato dalla società. La ripartizione degli investimenti, soprattutto nel settore ambientale, vede la maggior parte degli investimenti impegnati nell'area a caldo, quindi altoforni, cokeria e impianti di agglomerazione, poco verso gli impianti finali, ma perché gli impianti finali sono a minore impatto ambientale. Questa è la ripartizione degli investimenti per area produttiva, quindi la parte del leone la fa la cokeria, proprio per quello che testimonia la fotografia prima esposta dal professor Assennato del 1980 per le cokerie. Oggi assolutamente quella non è un'immagine che è possibile vedere a Taranto. Queste sono le migliori tecnologie disponibili già adottate a Taranto,
Mi permetto solo di correggere due notizie date appunto nella presentazione del professor Genon. Lo Stato italiano ancora non ha recepito le BAT conclusions pubblicate l'8 marzo del 2012. Quindi, di fatto, anche quello che è stato applicato a una società che opera nel territorio italiano è privo di fondamento giuridico, perché lo Stato italiano non ha recepito ancora la normativa europea. L'altra condizione che mi viene da evidenziare è che lei ha parlato di applicazione delle BAT come condizione minima. Io dico che è la condizione possibile, perché dire che esiste qualcosa di migliore rispetto alle migliori tecnologie disponibili è impossibile dal punto di vista tecnico. Quindi, di conseguenza, adottare le migliori tecniche disponibili è il massimo che l'azienda può fare, perché non esiste altro oltre le migliori tecnologie disponibili, perché altrimenti dovremmo scrivere un nuovo capitolo e dire che ci sono delle diverse BAT conclusions. Quindi questo giusto per fare chiarezza da un punto di vista di campo entro il quale un'azienda deve operare e prendere delle decisioni. Perché il fatto di assumere delle decisioni importanti dal punto di vista finanziario, ma poi vedere che nel momento in cui, nel tempo che intercorre tra progettazione, fornitura e montaggio e quindi avviamento dell'impianto, ti cambia i valori di riferimento di legge. Questo vuol dire che vado a vanificare qualunque sforzo dal punto di vista tecnico. In Italia, per riprendere un passo anche espresso appunto dal professore Assennato, stiamo vivendo un periodo di assoluta confusione. Si dà per scontato che esistono delle leggi che non sono leggi dello Stato italiano. Vengono applicate delle leggi a livello europeo che poi a quel punto vengono ulteriormente integrate da leggi regionali, da leggi comunali, cosa che non esiste in nessun altro paese europeo. Allora, se esistono le BAT conclusions, esistono le BAT conclusions. Allora, l'autorizzazione integrata ambientale, diciamo approvata il 26 ottobre del 2012, di fatto è una sommatoria di elementi che vedono l'applicazione delle BAT conclusion, la legge regionale e anche una legge particolare per il risanamento del quartiere Tamburi. Quindi questo che cosa vuol dire? Che dal punto di vista aziendale non esisterà nessuna azienda siderurgica europea che adotterà le stesse risoluzioni impiegate e imposte all'Ilva di Taranto. Risultati conseguiti per la riduzione delle emissioni, qui possiamo vedere la diossina, sicuramente è notevolmente calata per un fatto che abbiamo avuto modo anche di affrontare questa mattina sull'utilizzo dei precipitatori MIP, che sono dei particolari filtri dinamici elettrici per l'abbattimento delle polveri in agglomerato. Sappiamo che c'è una stretta correlazione tra la polvere e la diossina, questo l'ARPA l'ha sancito, e quindi di conseguenza l'abbattimento delle polveri significa abbattere anche la diossina. Questo lo possiamo vedere anche da questa slide dove praticamente la concentrazione di polveri si è ridotta dell'82% in questi anni. Ancora abbiamo le polveri convogliate che in cokeria ai camini della cokeria che si sono ridotte del 77% e questi sono valori misurati, attenzione, non sono valori stimati. Abbiamo una riduzione delle emissioni diffuse di benzopirene, in questo caso è una stima del 50%, e arriviamo a quello che sono i valori di riferimento di legge, dove abbiamo per il PM10 50 microgrammi come media giornaliera da non superare per più di 35 volte in un anno, 40 microgrammi come media annuale, il PM2,5 25 microgrammi.
Questi sono i valori pubblicati dall'ARPA Puglia negli anni 2004-2010 delle centraline di Taranto. Quindi il valore medio è 28,9, ma prendendo in considerazione il valore peggiore, il 34,9 dell'Archimede, è sempre inferiore a 35. Questa è la situazione delle emissioni di PM10 nell'anno 2011 pubblicata dal rapporto Malaria Lega Ambiente, e vediamo in rosso la posizione di Taranto rispetto alle altre città. La prima purtroppo è Torino, e vedete la differenza tra Torino e Taranto. La certezza delle regole. Io prima richiamavo il fatto che noi ingegneri siamo chiamati a progettare impianti che sono poi delegati a far rispettare i limiti di legge. Bene, il valore limite di legge è 40 microgrammi e il valore massimo registrato, abbiamo visto prima, è 34,9 in un anno, quindi è inferiore a 40 microgrammi. Il valore medio registrato di Taranto è 28,9, ma io ci tengo anche a evidenziare una cosa. La centralina in via Archimede misura tutte le emissioni, non solo e soltanto quelle dell'ILVA. C'è anche un ENI, c'è anche una Cementir, ci sono anche delle centraline, le caldaie per riscaldare gli appartamenti, c'è anche un traffico veicolare, ci sono tante sorgenti. Bene, stiamo assumendo che tutto il PM10 sia prodotto da un'unica sorgente. Nonostante che asseriamo questo, il valore reale è inferiore al valore limite. Inoltre, nella perizia si dice, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che sarebbe consigliabile adottare un valore di 20 microgrammi. Ma è un valore di legge? Siamo tenuti tutti, io dico tutti, a rispettarlo? Oppure è un valore consigliato che solo una sorgente deve rispettare e tutti gli altri no? E poi, a questo punto, vediamo che, soprattutto per quello che è la stima della mortalità, che per tutte le cause di mortalità che viene adottata per l'aumento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10 è 0,5%. Qui abbiamo i riferimenti, abbiamo messo i riferimenti in maniera tale che chi vuole andare a controllarli li può andare a controllare. Nella perizia conferita dal GIP del Tribunale di Taranto, i periti invece dicono che l'incremento di mortalità è 3,28 in inverno o 8,93 in estate. Cioè, posso prendere quale riferimento, professore? Allora, questo vuol dire che io posso prendere in considerazione un valore consigliato di 20 microgrammi o un valore di riferimento di incidenza di mortalità di 0,5%, però vado a utilizzare il 20 microgrammi come valore di riferimento di legge, che non lo è, e poi adotto dei sistemi di stima della mortalità in funzione delle stagioni, è sicuramente diversi, perché in valore assoluto per noi ingegneri un 3,28 o un 8,93 è completamente diverso dallo 0,5. Ancora la certezza delle regole per il PM2,5. Dove abbiamo un valore limite di 25, un valore massimo registrato di 19 e un valore minimo registrato di 12. Ancora l'altro elemento del quale si parla sono la copertura dei parchi, perché attenzione a confondere che le polveri che vengono trasportate dal vento dai parchi primari rappresentino il PM10 e il PM2,5. Grave errore. Ma i parchi minerali sono questi, hanno una distanza di circa 200 metri dai Rione Tamburi. In questo noi stiamo realizzando una barriera diciamo artificiale, oltre le colline ecologiche già presenti, quelle in arancione, con delle strutture alte 21 metri e con una rete
si estende per 2 chilometri e con una rete che è preposta a trattenere la polvere. Peccato che anche in questo caso l'azienda è chiamata a rispettare le leggi e altri no, perché questo è un progetto che vedeva combinato per l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nell'agosto del 2011, che la Regione avrebbe dovuto creare una collina ecologica a chiusura dell'accesso al rione Tamburi. Bene, noi faremo la barriera, rispetteremo la legge, del finanziamento di 56 milioni per realizzare la collina, nessuno ne sa più nulla. I parchi minerali sono distanti 2 chilometri dal Borgo Antico. Il Borgo Antico viene menzionato per, mi corregga professore, ma semplicemente per un discorso che per avere una validità statistica della popolazione presa in considerazione, quella del rione Tamburi non era sufficiente, quindi per prendere in considerazione un valore oggettivo di popolazione è stata aggiunta quella del Borgo Antico. E Dunkerque, ArcelorMittal, parchi 1 chilometro senza alcuna protezione, senza alcuna collina, senza alcuna wind fence. Lo stesso per quanto riguarda Dunkerque, Fos-sur-Mer altrettanto, Gant altrettanto, sempre. Abbiamo in questo caso in Muiden, Olanda, Duisburg. Duisburg 650 metri, nessuna protezione. Linz, avete visto in televisione, 600 metri, nessuna protezione. 600 metri, nessuna protezione. Noi andremo a coprire i parchi, andremo a coprire 600.000 metri quadrati per un'altezza di 60 metri di altezza, perché le bivalenti sono macchine che hanno un'altezza di 56 metri. E questo dal punto di vista di ingegneria poi sarà notevolmente interessante visitare questa realizzazione, però ci poniamo degli spunti di riflessione. Il valore PM10 2,5 rilevato a Taranto è frutto solo dell'attività industriale dell'Ilva? Quindi se dovesse andare in porto un progetto, quale quello eventualmente di chiudere subito il sito produttivo, abbiamo risolto tutti i problemi legati al PM10 e al PM2,5 della città di Taranto? Assolutamente no. Per quanto riguarda i valori di benzopirene, questo è entrato in vigore, questo valore, il 31 dicembre del 2012. Abbiamo un valore della Machiavelli di 1,034, Alto Adige e Talzano assolutamente al di sotto del valore di riferimento, e questi sono sempre valori rilevati da ARPA tra gennaio e luglio del 2012. Quindi vediamo questa situazione particolare, dove fondamentalmente, professore, è vero che i valori si sono abbassati nel secondo semestre del 2012, ma è anche vero che i valori già da gennaio a luglio del 2012, misurati comunque dall'agenzia dell'ARPA, erano prossimi al valore di 1, quindi non lo vedo tanto un effetto custodie, giusto per rimanere ben piantati sulla realtà industriale. Per quanto riguarda i limiti emissivi di diossina, abbiamo visto i risultati già esposti dal professore, i valori sono assolutamente al di sotto del valore di legge, tenendo presente che il valore di legge ancora vigente in Italia è questo. Quindi nel momento in cui è stata applicata una legge regionale, non è che lo stabilimento non rispettasse una legge. Allora dobbiamo far chiarezza sulle leggi e capire chi le deve fare, come le deve fare, come le deve applicare, al fine di garantire all'imprenditore l'assoluta trasparenza nel rispetto della legge e anche nel rispetto di fare impresa. Questo si è sempre favoleggiato sul 92% della produzione di diossina dello stabilimento di Taranto. Taranto produce tutta la diossina d'Italia. Non è assolutamente vero, perché su 7.000 stabilimenti sottoposti alla direttiva IPPC, 670
hanno presentato la dichiarazione INES. Ora si stima che circa 600 stabilimenti emettevano più di un grammo di, o emettono più di un grammo di diossina l'anno, che era il limite per il quale bisogna. Bene, di questi solo 5 stabilimenti si sono autodenunciati. Quindi nel momento in cui chiudiamo magari lo stabilimento Ilva di Taranto, ci sono altre 600 mine che girano, vagano per l'Italia, che producono, emettono, ma che nessuno sa e nessuno contrasta. Quindi poi abbiamo i valori di biossido di azoto assolutamente in controllo, e quello che, per andare ancora un po' più veloci, voglio evidenziare come in realtà dal punto di vista europeo, questi sono dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, dove vediamo che se di fatto lo stabilimento di Taranto è quello che inquina di più a livello nazionale o a livello europeo, dovrei trovarlo al primo posto in questa classifica, perché indica l'incidenza negativa delle emissioni sulla salute dell'uomo. E a quel punto io la trovo in, diciamo, prima di tutto non trovo l'Ilva al primo posto, trovo un'altra struttura produttiva, in questo caso in Puglia, che non è l'Ilva, al 18° posto, e trovo in quel caso l'Ilva che è al 52° posto. Quindi ci preoccupiamo molto del 52° posto, poco eventualmente di altre realtà. Se andiamo a ragionare invece sui siti produttivi siderurgici europei, vediamo che non, anche in questo non siamo i primi. Poi troviamo l'Ilva. Allora, questo vuol dire che di fatto do ragione, pienamente ragione al professore Assennato, che ci troviamo davanti a un fatto che è stato cavalcato dai media, è stato cavalcato dall'emozione, è stato cavalcato sicuramente dalla mancanza di giusta comunicazione per comprendere esattamente come erano le cose, come sono le cose e come potenzialmente potrebbero nello stesso tempo diventare. Noi abbiamo preso in considerazione l'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale che ci impone le BAT conclusions, ci stiamo misurando a livello di concorrenza internazionale con altri paesi europei che stanno affrontando la crisi attualmente in atto, e dove la Germania, stato civilissimo che certamente rispetta la salute dei propri dipendenti, dei propri cittadini, che chiede di traslare l'applicazione delle BAT conclusion non a fine 2016 ma addirittura all'8 marzo del 2020. Qui è uno specchio che indica la comparazione della disciplina europea a livello di UE. Vediamo che in Italia per ottenere un'autorizzazione possono passare anche 5 anni, può durare 5 anni, ma in altri paesi stiamo parlando di alcuni mesi, con una validità dell'autorizzazione integrata ambientale ancora più vasta. Dal punto di vista economico, un'azienda in Italia paga 150.000 euro per vedere portata avanti l'istruttoria per il settore dell'acciaio, in Francia nessuna tariffa, in Germania 19.000 euro. A questo punto noi certamente rispetteremo quella che è l'autorizzazione integrata ambientale, rispetteremo tutti gli impegni dal punto di vista di limiti imposti dall'autorizzazione integrata ambientale, rispetteremo l'impegno di salvaguardare 16.000 posti di lavoro. Questa è la portata diretta nella realtà Ilva, perché colpire lo stabilimento di Taranto significa colpire anche gli altri stabilimenti in Italia e in Europa strettamente legati al ciclo produttivo di Taranto. Parliamo di Novi Ligure, parliamo di Genova, parliamo della Hellenic Steel a Salonicco, parliamo di alcuni stabilimenti in Francia e parliamo della Tunisassir in Tunisia.
legati alle 16.000 dipendenze dirette, stimiamo grosso modo un giro di dipendenze dell'indotto e indirette che poi fanno, diciamo, raggiungono un valore di circa 50.000 dipendenti. Noi faremo quindi la copertura totale dei parchi che nessun altro stabilimento in Europa farà. Il convogliamento delle emissioni diffuse, diciamo, anche utilizzando delle tecnologie che non vengono imposte dall'AIA, ma adotteremo delle ulteriori tecnologie ancora migliorative, e ci sarà la rete di biomonitoraggio nelle adiacenze dello stabilimento, fortemente voluta appunto dall'ARPA. Quindi gli spunti di riflessione che noi mettiamo, avete sentito parlare anche di sequestro dei prodotti, l'ILVA si è visto sequestrati tutti i prodotti generati dal 26 luglio in poi. Dobbiamo dire, a onor del vero, a onore di cronaca, che tutta la produzione realizzata dal 27 luglio in poi è stata realizzata grazie all'autorizzazione dei custodi nominati dal GIP, perché i custodi tutte le settimane, il lunedì, hanno preteso di ricevere un programma di produzione e solo dopo l'approvazione il prodotto è stato generato. Quindi ci sembra a dir poco estrosa poi la decisione di sequestrare tutto quello che è stato generato dietro autorizzazione non di responsabilità del direttore di stabilimento, ma di chi era preposto a gestire lo stabilimento. Ancora, gli spunti di riflessione sono sul decreto di sequestro preventivo. Quando in gioco viene la salute dell'uomo, il problema dei limiti emissivi non assume ovviamente un ruolo preponderante, dovendosi privilegiare qualsiasi tecnica disponibile che elimini il rischio sanitario per l'uomo, soprattutto quando, come in questo caso, essa tecnica appare chiaramente disponibile. Questo a pagina 17. Rispettare i limiti emissivi previsti dalla normativa non è rilevante ai fini del rispetto della legge? Era possibile realizzare tutto quello che è previsto dalle BAT conclusion in 4 mesi? Da luglio del 2012 a novembre del 2012. Quindi a questo punto noi l'altro spunto lo diamo legato essenzialmente al discorso del benzene, tenendo presente che Taranto è su un valore poco superiore a 1, Torino è a 4. Grazie. Do un momento la parola al professor Genon, che è stato chiamato in causa dall'ingegner 40. No, ma era una precisazione. Era una precisazione, e poi vorrei che gli studenti si preparassero con le domande. No, volevo fare un commento alla cosa che ha detto. I due punti. Io credo che non sia così corretto ritenere che le tecnologie debbano essere disciplinate per legge, in assoluto. Cioè, né il documento BREF né le BAT conclusion potranno mai diventare una legge. Sono un'indicazione che si è ritenuto di dare all'operatore, e in questo senso devono essere recepite. Cioè, a mio parere, l'amministrazione pubblica ha un'autonomia di giudizio per dire che cosa deve fare in uno specifico contesto. Ha un documento di riferimento, che è stato la BREF e la BAT conclusion, o può essere qualunque altra cosa di letteratura. Certo. Ed è l'autonomia di giudizio dell'ente pubblico che valuta il singolo caso e valuta il contesto e dice la tecnologia da adottare è questa. Sarebbe, a mio parere, sbagliato cristallizzare in ogni caso la scelta della tecnologia a un certo momento. Non deve diventare una legge il fatto di usare un filtro a mano. L'altra considerazione, sì, l'altra considerazione che volevo fare è rispetto al termine minimale. Intendevo minimale nel senso che comunque cautelativamente, a mio parere, l'ente pubblico deve richiederla questa cosa.
Poi questo potrebbe, non faccio il caso del Libano, ovviamente, ma qualche anno fa si è deciso che qualunque cosa si facesse a Cengio o qualunque cosa si facesse, esistono alcune altre situazioni, non era sufficiente a garantire la compatibilità. Quindi la compatibilità è una cosa diversa, che si pone in un contesto diverso rispetto all'adozione delle migliori tecnologie. Grazie.